Lo sapevo che avrebbe combinato qualche guaio. È così. Da sono entrata in cucina stasera e l'ho visto mettere una moneta in uno dei budini. In uno dei budini? Sì. Ma non si preoccupi, ho pensato tutto io. Aspetti e vedrà. Signore, posso avere un attimo la vostra attenzione? Siamo qui stanotte per liberare il paese dal tiranno. Per ottenere questo fine, uno di noi deve sacrificarsi. Nell'antichità era uso tribale dei Longobardi fare sacrifici umani al dio Thor. In una festa si sceglieva a sorte una vittima. Stasera, a questa festa, uno di voi sarà scelto. Ognuno di voi avrà un budino. In uno di essi c'è nascosta una moneta. Chi la troverà offrirà la sua vita per la liberazione del popolo, ma passerà alla storia e nella lista dei nobili martiri e avrà liberato il paese dal tiranno. Io so che è desiderio di tutti noi essere scelti per liberare la Tumania, benché io desideri partecipare mia stella. Perché? Ma non si rende conto che è troppo conosciuto? Il colpo deve farlo uno di noi. Io non sono di questa idea. Ma... Signori, se il mio onore in questa riunione viene messo in dubbio... Comandante Schulz, domando scusa per il mio amico. Lasci che le dica, a nome di me stesso e di tutti noi, che consideriamo un grande privilegio morire per la nostra patria. Molto bene, mi ritirerò finché il fato non avrà scelto il liberatore. Bene, signori, anche! Ricordate, amici, abbiamo impegnato il nostro onore. Procedete. Thank you.
La moneta è qui. Che significa tutto questo? Qualcuno ci ha preso in giro. Ha ragione, sono stata io. Cosa? Ho messo una moneta in ogni budino. Signori miei, fare saltare palazzi ed uccidere la gente, non abbiamo già abbastanza guai? Anna ha ragione, siamo stati degli stupidi. Il nostro posto è a casa a badare dei nostri affari.